Allora, la mia prima domanda è proprio questa: da padre, quanto è stato difficile interpretare questo ruolo? Non è così che io ragiono. In realtà per ogni ruolo che interpreto non cerco di ragionare così, non vedo le difficoltà soprattutto dal punto di vista psicologico. È soltanto dopo che mi rendo conto di che cosa ho fatto. Perché se soffrissi per ogni ruolo che interpreto non potrei farlo. Sono un attore che non recita in realtà, sono un attore che incarna un ruolo, per cui quando comincio a lavorare cerco di dimenticare tutto quello che è la mia vita personale e non lo porto dunque sul set, soltanto dopo mi rendo conto di che cosa ho fatto e soprattutto non voglio mettere in pericolo niente di quello che è la mia vita durante un film, mentre giro un film. Ha lavorato con i più grandi registi del cinema francese e non solo. Cosa l'ha colpita del metodo di lavoro delle due registe? Allora, in realtà sono un unicum le due registe, fanno tutto insieme sempre e quando finiscono un'inquadratura, finiscono di girare un'inquadratura, si parlano tra di loro ed è come se il cervello dell'una fosse quello dell'altra e il cervello della seconda fosse il cervello della prima, ma loro hanno bisogno di parlarsi per vedere se hanno esattamente la stessa opinione, lo stesso senso, le stesse impressioni su quello che è stato girato. Se hanno le stesse opinioni, se hanno le stesse sensazioni sul girato, allora si continua con la scena successiva. Se invece non sono d'accordo, hanno qualcosa, ne parlano per raggiungere un accordo e poi ne parlano con gli attori. E questa è stata la novità, è stata la cosa interessante. E poi sono due donne, due persone che sono lì e fanno la regia di un film. Grazie mille, complimenti ancora. Merci beaucoup e félicitations. Grazie.